Allora, abbiamo sentito numerosi eventi che accadono durante il processo glaucomatoso. Un aspetto interessante è indubbiamente anche questo che andrò a fare la mia comunicazione. Marchini ha soffermato molto l'accento sulla pressione intraoculare come causa di glaucoma. In effetti, sempre da anni, da Ricci, si parla di questo aspetto rilevante come danno, come evoluzione del processo glaucomatoso. A questo evento, ormai stranoto, quindi la IOP, vediamo come nel grafico ha presentato, l'aumento della IOP sia un evento rilevante. Ad tale evento si accompagnano tanti altri eventi eziopatogenetici nello sviluppo della malattia glaucomatosa. Abbiamo sentito ora la disfunzione, e anche in precedente comunicazione, la disfunzione mitocondriale, la disregolazione vascolare e altri eventi come l'ubiquitina, il deposito di materiale insolubile e così via. Nella presente comunicazione parlerò di un aspetto poco reclamizzato tra virgolette, anche il processo infiammatorio nell'evoluzione della malattia. E a conferma di questo, che esiste un processo infiammatorio, sono stati valutati e ricercati numerosi fattori, meccanismi che avvalorano tale ipotesi. Questi meccanismi agiscono poi sulla disregolazione vascolare, sullo stress ossidativo, sul rimodellamento tessurale ed altri meccanismi catalitici. Quindi supportano che ci esista un processo infiammatorio durante la malattia glaucomatosa. Espresso in modo un altro grafico, conferma quanto detto precedentemente, che quindi questo processo infiammatorio è mediato da interleuchine, da citochine, da chemochine. Ora recentemente l'abbiamo messo qui sotto, un sistema melatoninergico di cui si sta parlando nei vari convegni e in vari lavori di ricerca, il sistema endocannabinoide, non le forme reattive di ossigeno di cui abbiamo parlato tutta la mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, in queste prime ore, e il sistema del complemento. Quindi conoscere questi altri eventi che accadono durante il processo glaucomatoso non è una cosa solamente di ricerca, ma è una cosa fondamentale in un futuro trattamento terapeutico. La microglia e con le reazioni astrocitarie è a supporto di un processo infiammatorio, la presenza di questi due tipi di cellule. Il danno indotto dalla microglia sulle cellule, sui recettori M1 e M2, che a sua volta convogliono e trasformano l'astrocita in astrocita di tipo 1, in astrocita di tipo 2, hanno funzioni completamente diverse. L'attivazione degli astrociti tipo 1 attiverà una cascata del complemento, quindi con successivi danni, mentre l'attivazione della cascata di tipo 2 ha un fattore di liberazione di fattori neurotrofici. Quindi c'è una bilancia tra questi due eventi. Un altro tipo di cellule, oltre agli astrociti e abbiamo detto precedentemente la microglia, sono l'infiltrazione monocitaria. L'infiltrazione monocitaria si vede specialmente nella tabella di sinistra, in cui si vedono mediante il flusso citometrico la presenza di particolari tipi di linfociti, la CD11B e CD11C, che si presentano e sono presenti solo nei topi DBA2J, cioè nei topi glaucomatosi. La presenza di questi monociti non è presente in topi trattati in sostanze radianti e in topi normali. Quindi è specifica, questi monociti sono specifici nei soggetti glaucomatosi. Nella parte di destra vediamo un'infiltrazione cellulare mediante una sostanza, un tracciante CFDA verde che è evidente che iniettato nella milza di topi mette in evidenza cellule FDA positive, le quali raggiungono il nervo ottico solo nei topi
glaucomatosi, ma non nei topi, con sostanze radioattive e sostanze radianti. Quindi l'infiltrazione monocitaria è un'altra espressione infiammatoria a livello del nervo ottico. Non meno importante è la presenza del famoso del complemento che si è molto studiato nelle malattie, nelle maculopatie senili, no? Con l'attivazione del complemento. Così anche qui in questa malattia glaucomatosa, nel C1Q negli umani, nel C1Q presente nei primati e presente in topolini, si evidenzia nelle cellule ganglionari e nel citrato plessiforme interno la presenza di questo elemento, che non si riscontra nel topi di controllo. Nella diapositiva inferiore altri dati: il C1Q attiva il complesso di attacco di membrana, come si vede quel colore rossiccio nella prima diapositiva della riga inferiore, che si sovrappone al colore verde nella diapositiva intermedia, localizzando in modo specifico che il complesso di attacco di membrana attivato da C1Q è localizzato effettivamente a livello delle cellule gangliari retiniche. Non meno importante è l'attivazione del sistema degli endocannabinoidi. Oggi si parla molto di queste sostanze, gli endocannabinoidi, nella malattia glaucomatosa, e i principali sono il tetraidrocannabinolo, il cannabidiolo e il cannabinolo. Queste sostanze agiscono su particolari tipi di recettori, che sono i CB1 e CB2. Quello che interessano il nostro aspetto di ricerca sono i CB2. Quindi queste sostanze cannabinoidi, agendo sul... agendo sul CB2, hanno un effetto antinfiammatorio. Quindi è un discorso completamente diverso dalle sostanze infiammatorie finora presenti. Quindi c'è come un bilancio indotto da questo tipo di attivazione contro i processi infiammatori. E tutto ciò controlla la pressione oculare, l'aumento della pressione oculare o il decremento della pressione oculare nel caso specifico. Ma gli endocannabinoidi non hanno funzioni solamente sul tono oculare, hanno una funzione anche neurotrofica, in quanto diminuiscono il perossido nitrito nella formazione della stimolazione e nell'NMDA nel glutammato. Quindi i vantaggi della somministrazione di cannabinoidi ha due vie di uscita: riduzione del tono oculare e riduzione dell'infiammazione e effetto neuroprotettivo. In un lavoro recentemente eseguito ho valutato l'effetto antinfiammatorio delle cannabinoidi nella ciclite eterocromica di Fuchs in soggetti con ciclite. La somministrazione del bedrocan, che non è altro che una molecola al 20% del tetraidrocannabinolo, si aveva anche una riduzione di 10 mm di mercurio somministrando una gocciolina di questo prodotto. Quindi i cannabinoidi, insisto molto perché molta della letteratura sta parlando di questo aspetto, ma non agisce sul tono oculare di soggetti normali. Quindi quella discussione che si è aperta da tanto tempo, se il tetraidrocannabinolo è ipotonizzante oculare o non è ipotonizzante oculare, possiamo dire che è ipotonizzante oculare nei processi infiammatori in cui sono presenti processi infiammatori. È stato studiato, lo vede anche da Nucci, il cannabinoidi nella neuroprotezione, quindi completa quel discorso che ho fatto antecedentemente, i due effetti dei cannabinoidi, tono oculare e neuroprotezione. E
Parliamo ora dell'evento forse più ridondante, più importante di questo processo infiammatorio, l'infiammazione dovuta allo stress ossidativo. Abbiamo parlato tutta questa mattinata di stress ossidativo e abbiamo visto anche questa diapositiva presentata precedentemente, il collegamento fra stress ossidativo e neuroinfiammazione che avviene mediante il fattore NFKB. L'NFKB agisce sulle fibre nervose, la testa del nervo ottico, sulle fibre nervose, inducendo la produzione di NFA, interleuchina 1 e interleuchina 6. A sua volta con questa infiammazione ritorna, riattiva e complica ancora di più il processo ossidativo con la produzione intra ed extracellulare di radicali liberi con la produzione delle cellule dell'epitelio pigmentato retinico. Quindi vedete come il legame ci sia se uno vuol valutare come da un processo ossidativo possa essere interessato sia il nervo ottico che la retina mediante lo stress ossidativo. E l'organismo umano presenta a tal proposito, siccome lo stress ossidativo è un fenomeno comune in tutti gli eventi che accadono nell'occhio, l'organismo umano ha previsto la presenza di sostanze antiossidanti, una caterva di sostanze antiossidanti presenti come protezione dal danno ossidativo. Ma questo processo ossidativo di cui abbiamo parlato, che abbiamo detto sempre che aumenta la pressione oculare, è un dato di laboratorio. Cioè nessuno di noi, penso, abbia mai valutato un dato clinico, ho scritto su una cartella clinica, lo stress ossidativo in questo soggetto è tot, tot, tot. Per cui dobbiamo accettare quanto riportato dai biologi. Tanti anni fa, proprio parliamo, forse nessuno è presente, negli anni 70, vennero presentati dei test, il test delle palpebre chiuse o il test della stanza buia, con cui si evidenziava particolari tipi di glaucoma. Il test della stanza buia, si metteva il soggetto un'ora nella stanza e si valutava la pressione oculare dopo un'ora di permanenza nella stanza. Questo test veniva fatto in soggetti con camera bassa per valutare se si aveva un aumento della pressione oculare. Similmente a questo test veniva fatto anche se non si aveva una stanza a disposizione, si metteva una benda sull'occhio e si chiudeva l'occhio e si rivalutava la pressione oculare, dando la risposta positiva con 4 mm di mercurio in più 5 mm a un danno da chiusura dell'angolo iridocorneale. Benissimo, tanto nel 1980 prima volta dimostrai che questo non erano simili due test, avevano valore prognostico completamente diverso ed eziopatogenesi diversa. Il test delle palpebre della stanza buia è rilegato in angoli stretti, il test delle palpebre chiuse è per lo studio del processo ossidativo che avviene nelle camere anteriori in vari soggetti ed è positivo anche in soggetti con camera profonda, quindi non c'entra niente la testa della stanza, col test del glaucoma. E questo test viene chiamato test delle palpebre chiuse o test della maschera subacquea, perché la stessa risposta la possiamo ottenere mettendo una maschera subacquea sull'occhio del soggetto. Se a questo test si associano del ghiaccio, il test non è più positivo. Quindi dimostrazione che avviene un doppio fenomeno nell'evento di queste palpebre chiuse. Un fenomeno indotto dallo stress ossidativo, un fenomeno termico indotto e valutato con l'infrarossi, con una laser a infrarossi posizionato nell'angolo iridocorneale. Questo che cosa ci porta a dire? La multifattorialità del glaucoma, in cui più eventi entrano in gioco, come il danno ossidativo e l'aumento di temperatura. Quindi
se noi agiamo su questi processi, e in questo caso molte sostanze le ho valutate antiossidanti clinicamente. Una cosa importante è che questo sia test sia vero, l'abbiamo ottenuto, confermato, in soggetti che 25 anni fa ho eseguito il test delle palpebre chiuse, e dopo 25 anni ho valutato se vi era possibilità per glaucoma in soggetti che avevano avuto possibilità del test. Sì. Tutti i soggetti, il 90% dei soggetti che superavano i 5 mm di mercurio, 5 mm di mercurio 25 anni prima, tutti i soggetti, nel 90% dei casi, non tutti, andavano incontro a malattia glaucomatosa. Quindi il test, l'importanza dell'ossidazione è confermata non solo da dati di laboratorio, ma anche da dati clinici come questo test. Ora mi fermo, ecco, accennando solo che una sostanza, l'ho presa a caso tra tanti lavori, la vitamina A rispetto alla vitamina C, rispetto alla vitamina E, è più importante come riduzione dello stress ossidativo nella malattia glaucomatosa. E ultimo, accenno solo, che sono gli ultimi dati che abbiamo in letteratura, come anche la melatonina sia considerata oggi una sostanza antiossidante, e su questo avevo delle bellissime diapositive da vedere, ma le saltiamo, in cui rientra in gioco questa sostanza come antiossidante e anche come riduzione della pressione oculare. Il futuro della melanina si sta aprendo in questo periodo. Grazie dell'ascolto.